BC Sicilia in collaborazione con l'Accademia della Cultura, l'Istituto Danilo Dolci e l'ITCG di Partinico, Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico, stiamo partecipando al Maggio dei Libri. È una manifestazione che viene fatta a livello nazionale e tutti possono partecipare, associazioni, biblioteche, tolte. Noi quest'anno abbiamo pensato di parteciparvi. E in che modo? Un percorso letterario siciliano che parte da Verga sino a Danilo Dolci. Da Verga perché quest'anno ricorre il 100° anno della sua morte, e Danilo Dolci perché per noi è impossibile non ricordare Danilo Dolci. E ci sono state letture tratte dalle opere di Verga, Tommasi di Lampedusa, diciamo che sono tutti autori che si sono susseguiti, prima di tutto Verga e poi di seguito Capuana, pagine di Capuana, di Tommasi di Lampedusa e Lucio Piccolo di Calanovello, un poeta che molti non conoscono, e poi fino ad arrivare a Danilo Dolci. L'obiettivo di BC Sicilia è stato sempre quello di divulgare la cultura, i beni culturali, la cultura, la conoscenza dei libri, e questa manifestazione è da sprono a che la gente, i ragazzi vengano avviati alla lettura, perché solo attraverso la lettura si può prendere coscienza di quelli che siamo e di quello che possiamo essere. Infatti quest'anno il tema del Maggio dei Libri è contemporaneamente, perché leggendo le opere del passato, del presente, si può costruire anche un futuro attraverso appunto le pagine della letteratura, dei libri. L'Accademia della Cultura assieme a BC Sicilia stamattina ha il piacere di organizzare qui al Teatro Gianì questo momento di incontro con gli alunni e con gli insegnanti per dare luogo alla lettura di brani della letteratura italiana. E difatti abbiamo intitolato Da Verga a Danilo Dolci, proprio per partire dalla storia della letteratura fino ad arrivare alla contemporaneità. Questa è un'iniziativa che speriamo ogni anno possa crescersi sempre di più e quindi creare nuovi proseliti. È un modo come un altro per invitare soprattutto le nuove generazioni a leggere, ad essere più attenti rispetto a una quotidianità che purtroppo è sempre più superficiale. Riteniamo che questa iniziativa debba essere portata avanti anche dalle istituzioni, che purtroppo in questo territorio per tanti anni da questo punto di vista sono state assenti. Io per esempio da qui lancio un'idea perché la Biblioteca Comunale di Partinico non si fa carico di produrre iniziative culturali di un certo tono, di un certo livello, perché è solo se c'è una collaborazione totale, complessiva tra pubblico e privato che è possibile trovare la soluzione a questi problemi.